Signor Shamley, finalmente. Spero che abbia avuto una giornata stimolante e ricca di scoperte. Nel suo modo ripugnante, sì. Diciamo che ho scoperto certe cose. Per esempio? Lei ha costretto sua sorella a simulare il suicidio e ad esiliarsi. Questo è molto ingiusto. I discorsi di Constance sulle mie presunte minacce alla vita di Alicia erano sciocchezze autogiustificative. La verità è che dopo la morte di suo marito, Constance non riusciva più a sopportare sua figlia. Mi ha ricattato perché organizzassi la sua scomparsa e finanziassi la sua nuova vita, che si è rivelata molto costosa. Ha ucciso sua madre? Non proprio. Ma comunque era una vecchia delirante che aveva perso il senso della dignità e avvelenava la vita di tutti. La sua morte è stata un sollievo per tutti, compresa lei. Ha assassinato suo cognato. Questo lo ammetto. Ma Walter era un filisteo egoista. Lei crede che si preoccupasse dei pazienti dell'Andia? Neanche per sogno. Era solo verdi di gelosia perché l'Andia era un trionfo della MGI e non il suo. Andia è un veleno lento. E lei lo sa dal 1982. Lei parla come Walter. La stessa arrogante rettitudine. Che cosa pensa che sia il diabete, se non un veleno? Anche se fossero stati a conoscenza dei rischi potenziali a lungo termine, i pazienti sarebbero stati pronti a uccidere per procurarsi l'Andia. Lei ha mentito, truffato e nascosto la verità. Da quando servi a qualcosa a dire la verità? Andia è la sua miniera d'oro personale. Chi tira l'acqua al proprio mulino ora? Se l'Andia fosse stata dichiarata una sostanza illegale, avrei guadagnato 10 volte di più. Ne sarebbe derivato un traffico clandestino. Sarei diventato ricco come un trafficante di droga. La lavorazione del film era solo una messa in scena per eliminare i membri della troupe. Era molto di più. Era intrattenimento. La delizia dell'entomologo. Metta insieme 8 scarafaggi assetati di sangue, schiocchi le dita e si salteranno alla gola l'un l'altro. Queste nullità pensavano di potermi minacciare. Ora sono storia. È lei responsabile della morte dei miei genitori? La responsabilità è un concetto estremamente complesso. Che cosa ha provato quando sono morti i suoi genitori? Niente sentimentalismi lacrimevoli, mi dica la verità. Un senso di giustizia. Mi avevano lasciato a casa solo. Ho pensato che la morte gli sarebbe servita di lezione. Quindi se le dicessi che sono il responsabile della morte dei suoi genitori, lei mi ringrazierebbe? È per questo che mi ha assunto. Jean Renoir, un altro regista francese, diceva: ognuno ha le sue ragioni. Capisce le mie, signor Shamley? Guardi i nostri amici, felicemente uniti grazie a lei. Noti anche che abbiamo ancora spazio per offrire ad altri ospiti la possibilità di un ultimo sonno confortevolissimo. Cosa ne pensa? Malsano, disgustoso e morboso. Oh, è una questione di prospettiva, immagino. Ma probabilmente a lei piacerà molto il seguito. È un piccolo gioco chiamato uno a terra, uno in piedi. Indovini chi è il vincitore. Sì. Centro, vinco io. Grazie, Shamley. È stato un fantoccio perfetto. Ora si goda il film. E ora? Jack? Alicia? Il film? Che pasticcio tremendo è questo? Thank you.
Copia della lettera di Robert a Constance del 5 giugno 1980. Cara sorella, qualsiasi cosa possa dire il tuo stimato marito, è assolutamente fuori discussione che tu vada dalla polizia a confessare la benché minima responsabilità per la morte accidentale di questi due insignificanti sciamli. Se a Walter rimorde tanto la coscienza, gli suggerisco di costituirsi e di assumersi la colpa di tutta la faccenda. D'altronde è stata sua l'idea che tu andassi a fare un giro in macchina mentre io partecipavo alla messa funebre di Alfred Hitchcock. Dal punto di vista pratico, rassicurati. Ho già parlato al responsabile del garage dell'albergo. Se gli verrà chiesto, testimonierà che la macchina è rimasta tutto il giorno nel garage dell'albergo e che aveva già bisogno di passare dal carrozziere quando siamo arrivati il 1° maggio. Lascia che tuo fratello si occupi di questi particolari. Non permetterò a delle nullità come gli Shamley di turbare nemmeno una delle tue notti. Sogni d'oro, sorellina. Robert. Caro Robert, devo ammettere che il tuo suggerimento, per quanto indubbiamente ingegnoso, mi ha turbato profondamente. Hai chiesto la mia consulenza legale. Dopo un'analisi approfondita della questione, credo che la tua posizione non possa essere impugnata legalmente. La procedura che ha portato alla registrazione del Gamma 5 e alla sua autorizzazione da parte della Food and Drug Administration era totalmente distinta dalla procedura di registrazione e autorizzazione dell'Andia, per quanto entrambi i prodotti abbiano in comune le stesse molecole di base. Quindi, una decisione giuridica che proibisse l'Andia non influenzerebbe in alcun modo il diritto della MGI di mettere sul mercato il Gamma 5 e o di includerlo in altri suoi prodotti. Solo intentando un'azione specifica contro Gamma 5 si potrebbe arrivare alla proibizione di questo prodotto. Tuttavia, da un punto di vista personale e morale, ti consiglio vivamente di riconsiderare la tua idea iniziale e di rinunciare a metterla in pratica. Cordiali saluti, Donald Baraf. Per anni, contro qualsiasi testimonianza medica, io, Robert Marvin Jordan, ho preferito credere che la mia adorata nipote, Alicia Slezak, fosse pazza. I suoi recenti tentativi di assassinarmi e le sue trame machiavelliche, tessute con l'aiuto di Joseph Shamley, un investigatore privato avido e meschino per raggiungere il suo scopo criminale, mi hanno costretto a riconoscere che mi sbagliavo. Ciò nonostante, il mio affetto per Alicia non è affatto diminuito e sono assolutamente convinto che possa essere curata e riportata alla ragione. A questo scopo, in conformità col certificato medico qui allegato, che attesta la sua incapacità di intendere e di volere, con la presente designo il dottor Russell Murchison quale tutore di mia nipote Alicia Slezak. Se le sue condizioni peggiorassero e Alicia fosse costretta a passare il resto dei suoi giorni nella clinica che il dottore chiama affettuosamente il mio nido del cuculo, credo che ci troverà comunque pace e felicità. Dopotutto, ha sempre amato gli uccelli. Robert Marvin Jordan. Ciao. Sono stata da mio zio. Non l'ho trovato bene. Mi ha costretto ad ucciderlo. Comunque non mi importa. Non mi dispiace che tu faccia il lavoro sporco. Quello che mi scoccia è che tu frughi nei nostri piccoli segreti di famiglia. Non sono tutti piccoli e sembra che ne condividiamo alcuni. Vorresti dire? Penso sia meglio che tu prenda un brandy. È un po' molto, non trovi? Mia madre avrebbe provocato la morte dei tuoi genitori, simulato il suo suicidio, poi sarebbe stata qualche ora fa da Jack. Non ci credo. È vero. Però l'ultima volontà di tuo zio era di farci rinchiudere tutti e due. Te al manicomio e me in prigione. A questo posso crederci. Distruggi la postilla del suo testamento. Con piacere.
paura che l'eredità di tuo zio contenga altre bombe a orologeria. Per esempio? Penso che abbia veramente girato un film e che l'abbia nascosto da qualche parte qui vicino. Cerchiamo la stanza segreta.